Buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti a un altro appuntamento. Silvana, buonasera. Buonasera Nick, buonasera a tutti voi. Un appuntamento che parlerà di estate, ma di musica soprattutto, Silvana. Sì, un programma piuttosto musicale questa sera. Si inizia con un ragazzo che vive in Grecia, un eccellente chitarrista che ha così lanciato il suo primo LP, il suo primo album, è andato proprio a New York ed è molto interessante. Parleremo di Dennis Paul tra poco, se voi permettete. Poi avremo un altro interessante segmento, Silvana, sempre di musica. Sì, allora, il primo è musicista, il secondo è Dottor Rossi, che è pediatra, tra l'altro, però che adora la musica e quindi canta e suona la chitarra. E raccoglie tanti soldini, sì, anche per raccolte, le buone cause. Raccolte fondi per Montreal Children's. Esatto, esatto. Quindi, come vedete, la musica che viene vista anche è importante, no? Come punto di riferimento, lì dove non soltanto si viene a creare tante belle melodie, ma si raccolgono anche tanti fondi, in questo caso con il Dottor Rossi. Rossi. E poi, infine, a Montreal, Tamuriata, che sono venuti appunto per la festa, erano al Centro Leonardo da Vinci e quindi avremo modo di sentire anche loro. Allora, programma musicale questa sera, divertitevi, ascoltate, cantate, buon ascolto. E andiamo subito a presentarvi proprio lui, direttamente ovviamente dalla Grecia, con questa bella intervista, Dennis Paul, questo giovane ma tanto talento, un chitarrista eccezionale. A voi. Ho iniziato a suonare la chitarra all'età di 10 anni, influenzato da mia madre che suonava proprio questo strumento, e ho ascoltato un po' di tutto, un po' di blues, un po' di rock, un po' di musica pop, ma all'età di 15 anni ho capito quale era la strada da seguire e quindi ho cominciato con la musica jazz con due grandissimi chitarristi greci, Vasilis Arsenidis e Yotis Samaras. Dopo il diploma di laurea al Conservatorio di Amsterdam, nel mese di ottobre ho pensato bene di andare a New York, la patria del jazz, per 3 mesi, perché ero sicuro che lì avrei potuto realizzare un progetto che avevo in mente da molto tempo. Era da diverso tempo che progettavo l'uscita di un album di questo genere, mischiando la musica jazz con lo stile manouche di Django Reinhardt, dove miro a comunicare la mia passione per una grande varietà di stili che derivano e ruotano attorno a questo tipo di musica. Intanto ringrazio gli amici e collaboratori che hanno dato il meglio a livello professionale per questo progetto, come la già nota cantante di jazz Alina Enghibarian, i cari amici Omer Asciano al violino, Josh Kay alla chitarra ritmica e Joe Bassi al contrabbasso. Dai 9 brani dell'album, 2 sono mie composizioni originali, Motel One e Mr. Vasilis. E l'album è stato pubblicato il 1 aprile del 2019 dalla nota casa discografica norvegese Hot Club Records, famosa per le pubblicazioni di jazz manouche, ma anche jazz. Per me la musica è incontro e scambio. Essere musicista significa creare,
avere sempre nuove idee da comunicare al pubblico che ti ascolta. Vuol dire anche essere sempre al confronto con persone meravigliose, aperte e disponibili, dove puoi ampliare il tuo bagaglio umano e professionale. Devi fare molte rinunce, devi studiare costantemente per perfezionarti senza smettere di crescere artisticamente. Devi essere praticamente pronto a tutto, devi essere completo e confrontarti con altri musicisti, specie con quelli che ne sanno più di te, e assimilare tutto il possibile. Non sentirti mai superiore, ma essere umile. Per me questo significa essere un bravo musicista. Intanto nei miei progetti c'è l'idea di ritornare a New York per ritrovare le persone con cui mi sono confrontato in questa bellissima esperienza e conoscere ancora altri musicisti per realizzare, perché no, un nuovo album, magari con una originalità completamente diversa. Ebbene, allora è arrivato il momento di effettuare un collegamento con Mario, che si trova in un posto molto speciale, no? Mario è andato a vedere appunto Dottor Rossi, che oltre a essere dottore Silvana ha anche un'altra passione, quella della musica, ovviamente. Evviva la musica! Allora ci colleghiamo subito con Mario, buonasera! Buonasera! Grazie Nick, grazie Silvana. This evening we are at Moorn Heights at Sunset Studios with a very special guest, Dr. Paul Rossi, a compassionate doctor and very passionate musician. Let's go say hello. Dr. Paul Rossi, it's a pleasure to be here. Thank you for having us. And thank you for coming. It's our pleasure. Tell us a little bit about yourself, your background, where you were born. I was born in Montreal. My grandparents came to Canada from Lebanon at the turn of the century, 1900, 1910. So my parents were born here. And I grew up in Montreal. I was educated here. And around what area of Montreal? I grew up in the town of Mount Royal area. And I went to medical school at McGill. And I trained at the Montreal Children's Hospital. So I've been a pediatrician for several decades in the Montreal area. So before we get to the music part of this, what inspired you to become a doctor? Role modeling. My pediatrician was an excellent physician. So I always knew I wanted to be a doctor. I don't know why, but I became one and I chose pediatrics. I love working with children. I love helping families. And that's what I became. And I've been doing it, as I say, for several decades. When did you first fall in love with music? When did you find this passion? How old were you? My mother was a pianist and an opera singer. And so I grew up listening to opera and to Pavarotti and to Beethoven. And she used to bring me to the Place des Arts on a regular basis. So I grew up
with an exposure to music. Very early on, I was listening to, like everyone else of my age group, Gordon Lightfoot and Neil Young and Joni Mitchell and Bob Dylan. So one day I went and got a guitar. I went with my mother who got a guitar, and I was learning my Lightfoot and Dylan songs like everyone else. And gradually I started to write my own music. Lately I had the opportunity to work with Ian Kelly, a well-known Montreal singer, songwriter and producer, where we are right now. We're on his grounds and we'll be going to the studio shortly. And with Ian, I was able to work on and release 4 albums, 2 jazz and 2 vocal in the last 2-3 years. So it's been a very successful collaboration. Ian Kelly knows some tremendous musicians of all sorts. So he's introduced me to his extended musical family, and they become my family in a sense. Was there a particular song, singer, or style of music? You mentioned some of folk artists like Bob Dylan and Gordon Lightfoot that inspired you. Were you influenced by the rise of rock and roll in that area, in that era? I loved rock and roll and other styles of music, but it was mostly going to Place des Arts whenever Lightfoot came in the 70s and 80s when he was at his peak, and I would sit in Place des Arts as close to as I could to the stage and just imagine myself being there. You've seen him many times? I've seen Gordon Lightfoot many times, Bob Dylan fewer times. Dylan, of course, mostly at the old Montreal Forum, but Gordon Lightfoot many times at Place des Arts. And I studied the way he wrote music, the way he created chord progressions and melodies and wrote words to go with his chord progressions and melodies. In many ways, Lightfoot is the soundscape of English Canada. When is your next show? Where will you be appearing? I have 3 shows planned toward the end of August. I'm fortunate to be playing at the Moran Heights Folk Festival organized by Ian Kelly, and I'm preparing 5 or 6 songs for that. A week later, my jazz band, the Sunset Hill Jazz Band, has been invited to the Rimouski Jazz Festival to headline that festival, so I'll be going with the band, and it'll be mostly instrumental songs of mine, but I will also be performing a few. October 20th, we have a show for children at the Jésus Theater called Le Rêve de Paul, and that show is mostly sold out October 20th at the Jésus, but we are seriously thinking of putting on a second show on October 20th. Paul, do you foresee continuing to record albums, write songs? I very much enjoy creating art in various forms. Today, we are rehearsing 2 Jazz Halloween songs I wrote and a Christmas song I wrote, so I continue to write. Last year, my Christmas song, Merry Christmas, was quite successful, and we're turning that into a book. I should say that all proceeds from my work go to the Montreal Children's Hospital Foundation. So when the book is out, proceeds will go to them, and any profits we may have from our shows at the Jésus. You must be very, very, very happy that pursuing this passion that is music allows you at the same time to help with the causes that are important to you. I am blessed to have an organization like the Montreal Children's Hospital Foundation that's receptive to my efforts to raise money to save the lives of children. And I'm equally blessed to have an extended musical family with whom I work to improve my skills at songwriting and singing and performing. This allows us to have shows, and I very much enjoy that. So I'll continue to write music and perform, and I have fun, and at the same time I'm blessed in that I'm able to help children. Thank you for having us. Thank you, Mario, and thank the EC Network for coming out. There you have it, Nick and Silvana. Dr. Paul Rossi, a true artist, not only in his profession, but in his music. Back to you.
Grazie Mario, complimenti, un abbraccio a tutti. È veramente bello vedere e soprattutto sentire il mondo della musica. Grazie ancora. E per terminare, beh, ci vedete, siamo al Centro Leonardo da Vinci, davanti a noi lo conoscete, Pat Buttino, direttore del Centro Leonardo da Vinci. Pat, come stai? Molto bene, grazie. Buongiorno. È un'altra festa, è arrivata un'altra festa della famiglia e festa del Canada, ovviamente che avete festeggiato alla grande. Certo, certo, questa è la, diciamo, sono 6 anni già che facciamo questa festa. I primi 4 anni era la festa della famiglia che si faceva il mese di giugno e gli ultimi 2 anni abbiamo deciso di fare, di abbinarle con Canada Day, quindi facciamo la festa Canada Day, famiglia multiculturale di, diciamo, nostro San Leonardo, e quindi è una festa che è aperta a tutte le culture qui di, che abitano sul territorio. Beh, certo, la nostra tanta bella gente. Città, Pat, è appunto multiculturale e tutti possono godere di questa bellissima festa che organizzate, che quest'anno tra l'altro con anche tante, diciamo, musica italiana, orchestra italiana dall'Italia, cantanti italiana dall'Italia. Sì, cioè, diciamo che abbiamo queste musiche italiane, però abbiamo anche latino, abbiamo anche arabo, algeriano, sì. Abbiamo abbinato veramente tutto per riflettere proprio le comunità che stanno qui a San Leonardo, però siamo orgogliosi anziché della nostra musica italiana e quindi abbiamo invitato, rinvitato, perché Tamuriata Rock, Enrico Capuano e la Tamuriata Rock sono stati già qui 3 volte che hanno fatto concerto nel centro, qui nel nostro teatro un paio d'anni, e poi l'altro anno quando abbiamo fatto la festa della famiglia l'abbiamo rinvitato e quindi saranno qui con noi. E in più la Regione Lazio ha fatto, si chiama Lazio Sound, e hanno fatto un concorso dove il vincitore o la vincitrice di questo concorso veniva a festeggiare il Canada Day con noi e fare una presentazione musicale per la nostra giornata qui del Canada Day. Tutte belle cose, è un bel abbinamento. Eh? Sì, certo, è un bel collegamento con la Regione Lazio, e questo è l'inizio che cominciano a fare e vogliamo veramente crescere con loro, a farle ancora più grandi per l'anno prossimo. Tanto lavoro, tanto entusiasmo, si vede in Pat Buttino, non ci sono dubbi. Quando c'è tanto lavoro c'è tanto successo, Pat. Grazie Pat. Beh, siamo molto contento e sarà una bellissima giornata, vedi che il tempo è fantastico, quindi venite tutti. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, devo dire che la prima impressione è quella di ricevere una bella e grande accoglienza, e poi l'altra è che in questa città è ancora molto viva la musica. Ci sono bellissimi festival, è una cosa che dovete imparare a tutelare, perché la musica è bella, la musica è vita, è aggregazione di persone, e quindi è una cosa che ho notato proprio di Monte, da questi festival, dal jazz al rock alla world music, e questa è una cosa molto importante per noi, è una grande boccata d'ossigeno quando veniamo qui nel Quebec e in particolare a Montreal. Com'è stata l'accoglienza? L'accoglienza, come sempre, dobbiamo dire, questa è la 4ª volta che veniamo a suonare a Montreal e ci sentiamo sempre a casa. Non solo il pubblico italiano, ma anche quello multiculturale di Montreal ci fa sentire veramente in famiglia. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo di ieri è stato trovarsi su un palco contaminatissimo, con musica di ogni genere, avevamo da un gruppo algerino, latinoamericano, italiano, dance, è stato fantastico. Ci piacerebbe anche vedere in Italia più spesso festival multiculturali e così contaminati, perché io credo che la mescolanza porta a una grandissima evoluzione culturale. Sono Daniele Iacono, il batterista della Tamuriata Rock, anche io sono qui dal 2011, è già la 4ª volta che partecipo a questi eventi importantissimi. Sono orgoglioso di partecipare al Canada Day. Come già anticipato Dunia Molina, è importante integrare con la musica tutta la multietnicità di tutti i paesi che vivono in questa comunità. Noi rappresentiamo l'Italia, rappresentiamo la nostra comunità, e ovviamente la musica per noi è un messaggio oltre che artistico, politico. In questa epoca
in cui ci si divide per non nulla, invece la musica ha una funzione molto importante di aggregazione. Sono molto contento di essere qui anche quest'anno, è la quarta volta che veniamo qui a trovare il Centro Da Vinci qui a Montreal. È sempre una gioia, un piacere, non solo da un punto di vista professionale ma anche umano, ci sentiamo un po' a casa, ecco. Ed è stato molto bello partecipare anche quest'anno a questa manifestazione molto importante, multiculturale, dove si respira un forte scambio proprio culturale ed etnico, ed è un messaggio secondo me molto importante, soprattutto in questo periodo storico. Bisogna cercare di essere molto uniti, quindi insomma è stata una gran bella festa. Lazio Sound è il nuovo programma della Regione Lazio a sostegno dei giovani artisti, perché in un'epoca, in un contesto in cui tutta la nostra regione e la nostra città sta vivendo un momento di fermento da un punto di vista musicale, noi come regione vogliamo dare con discrezione un aiuto ai giovani artisti come Chiara, e quindi li sosteniamo nella produzione, nella promozione, nella distribuzione e anche nell'internazionalizzazione. Ed ecco perché oggi insieme al Centro Leonardo da Vinci siamo qui a Montreal. Lazio Sound per me è stata un'enorme opportunità per confrontarmi con dei palchi seri di Roma e dintorni. Grazie appunto alla regione abbiamo suonato in un posto bellissimo alla finale, che era il Castello di Santa Severa, e poi per portare per la prima volta la mia musica all'estero. Io fra l'altro scrivo in inglese, quindi per me era importante confrontarmi con un pubblico che mi capisse, quindi per me è stata veramente un'opportunità incredibile. Ebbene sì, è un altro anno, un'altra festa del Canada, un'altra bella visita, lo vedete con gli amici che ci circondano, ma soprattutto un altro bel appuntamento, magari forse per l'anno prossimo, Silvana. Sicuramente per l'anno prossimo, intanto hanno portato un'aria d'italianità qui a Montreal. E ce ne vogliono tante, io spero che li rivedremo ben presto, per adesso auguriamo loro un buon ritorno a casa, la nostra bella Italia, e a tutti voi rimanete con noi con il pensiero della sera che segue subito dopo. Intanto da tutti noi, grazie per essere stati dei nostri e grazie a voi. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.